Ciao ragazzi, allora ricetta sprint molto velocissima per fare un pane in velocità con lievito madre e lievito di birra secco. Mettiamo lievito madre liquido, in questo caso lievito di birra secco. Le dosi sono 500 g di farina di farro. Se non avete il farro potete utilizzare anche una farina di grano tenero normale. 200 g di lievito madre liquido, 5 g di lievito secco di birra attivo e 5 g di curcuma. Andiamo a mettere 300 g di acqua e li metto tutto insieme in un'unica soluzione. g, ecco qua. E miscelo con il cucchiaio molto velocemente. Adesso vedete, ho impastato, ho formato una massa ancora grossolana. Vado ad aggiungere 7 g di sale fino. Sto pesando tutto con la bilancia. Benissimo. E adesso vado ad impastare a mano fino a che non assorbo tutta la farina. Abbiamo impastato e abbiamo assorbito tutta la farina. Vedete che l'impasto è bello completo, un po' giallino per via della curcuma. Adesso copriamo con pellicola e lasciamo triplicare. Ecco qua il nostro impasto è triplicato, come vedete. Adesso Emanuele, cosa facciamo con questo impasto? Lo rovesciamo sul piano di lavoro e facciamo dei panetti da 300 grammi. Perfetto. Andiamo. Guardate che bello questo impasto. Siccome l'ha fatto per me, perché io non posso mangiare farina di grano, ma il farro sì. Ah sì. Aiuto! Ah sì, giusto, facciamo il pane insieme. Visto che mi piace comunque, sono. Visto che mi piace, ho sempre comunque le mani in pasta pure io. Ok, allora porzioniamo E 300 grammi. Sì, accendo la grazie. bilancia. Opla, 300 grammi, 300. benissimo. Circa così, no, forse di più. Infatti, 222 andava bene anche questa parte che stavo per fare. Eccoli qua, 300 grammi. Ecco qua i 300 grammi. Faccio un'altra. Uguali tutti e due. Ok, Vediamo e l'ultima. l'ultima, È 222, 220. la più piccola, No, ok. vabbè, ne togliamo un po' da qua, no? Un po' da Sì. qua. E un po' da qua. Perfetto. Adesso formiamo delle palline e andiamo a chiudere la parte sotto. Mettiamole in fila, magari, così poi. Caramella. Benissimo. Do una forma un po' più carina anche la tua, scusami se mi permetto. Ecco qua. Una volta chiusa, lavoriamo sulla superficie mettendo sempre, vedete, praticamente metto sempre dentro. Al centro dell'impasto, sotto l'impasto, poi gli do una forma un po' più arrotondata con le mani e sto attenta appunto a chiudere bene qui sotto. Una volta fatto, mettiamolo qui a lievitare con gli altri suoi amichetti. Ecco qua, chiudiamo con una pellicola e aspettiamo 10 minuti. A dopo! 10 minuti. Ok, Emanuele, adesso togliamo la pellicola e andiamo a formare dei filoncini, semplicissimo. Prendendo la pagnotta, la giriamo su se stessa all'incontrario, però la farina deve essere fuori.
e andiamo ad arrotolare, andiamo ad allargare come fare un filoncino, ad arrotolare. E fare un po' di pressione. Siamo due vecchie massaie. E allunghiamo verso l'esterno. Andiamo a portare la pasta verso l'esterno. Perfetto, brava Manu, in questa maniera. Adesso andiamo a prendere una teglia ricoperta di carta da forno. E andiamo a posizionare i nostri filoncini. Devo sistemare un po' i miei. Meglio metterli così, secondo me. Ah sì, E hai così ci stanno di ragione. più. Hai E ragione, sì. li mettiamo tutti qua. Quindi, via col pezzo. Dai, chi fa prima? Sì, facciamo la gara. Sì, dai, lasciamo. Vabbè, ho già vinto tu, cioè, vabbè, ciao. Ma no, guarda Oh, ancora. Ok, Mauro, hai fatto. come vedete ho vinto io a fare il filoncino più veloce. Però adesso aspettiamo che l'impasto, quindi i nostri filoncini, triplichino. E dopo andiamo a cucinarli a forno statico a 220 gradi. Aspettiamo quindi mezz'oretta, ci vediamo dopo. Ecco qua i nostri impasti triplicati, adesso tiriamo via la pellicola e la Manu inciderà le nostre pagnotte. Io lo incido con un bisturi perché è una delle attrezzature che uso quando faccio modeling per la pasta di zucchero. Abbastanza profonda, forse un altro pochino, vero? E qua invece decido di farla così, sempre abbastanza profonda, senza rovinare troppo la pasta. Io ando a 120 euro. Pronti per infornare a 220 gradi per i primi 10 minuti? E dopo abbassiamo il forno a 200 gradi per altri 25 minuti circa. A dopo. Ok, è passato il tempo. Guardate che bel pane. E adesso lo sforniamo, lo facciamo raffreddare e dopo andiamo a vedere com'è il taglio. Ecco qua, andiamo al taglio adesso. Andiamo al taglio e vediamo com'è. Ragazzi, spettacolo, è fenomenale. Guardate che bello. Tutto con il farro. Stupendo. Stupendo. Ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi alla mia pagina Facebook, Instagram e anche al mio canale YouTube attivando la campanellina mauro.pizza oppure il mio sito internet il manuale della pizza.it. Ciao ciao!